È coinvolto, inizialmente sono stata coinvolta dalla lettura del romanzo di Daniela e da lì poi dalla sceneggiatura, perché il mio personaggio aveva un altro motivo ben chiaro, partiva in un modo e finiva in un altro, iniziava in una condizione di sottomissione, di accettazione di una realtà degli anni 40, per cui il proprio padre, se ti diceva così, era così, e bisognava seguire il flusso di quello che era il patriarcato e di quello che purtroppo ancora ora ne paghiamo le conseguenze, lo vediamo tutti i giorni, però insomma c'era un'accettazione del mio personaggio iniziale, del suo destino, di quale sarebbe stato il suo destino. E piano piano invece all'interno dell'arco del film e dell'arco emotivo del mio personaggio invece questa cosa si rovescia totalmente, lei acquista un coraggio grazie anche all'incontro con vari personaggi, però soprattutto come spinta principale con Lorenzo interpretato da Marco, a vedere una prospettiva diversa, ad acquistare veramente il suo potere vero, quello che forse all'inizio nemmeno mai saputo di avere, sospettava di avere, ma non riusciva a capire come. Lui è il suo strumento per arrivare ad un futuro diverso, ad una prospettiva di vita differente. E quindi c'è anche da affrontare una sintonia con Marco attore e col personaggio, quindi come è andato? Ti ha dato anche molti consigli. Sì, in primis sul calabrese, nel senso che io sono romana. E lui invece ha origini calabrese, parla calabrese benissimo e quindi io ho avuto un dialect coach che però spesso magari era il monitor, quindi prima di chiamare direttamente Giuseppe e dire Giuseppe aiuto, ora non mi ricordo questa musicalità di questa parola precisa, io Marco che era la mia spalla, era il mio supporto, stava con me in tutte le scene e quindi spesso mi ha aiutato, però al di là del dialetto mi ha aiutato anche dal punto di vista umano, è stato un viaggio emotivo importante da fare insieme, lui è una persona molto umile, un attore generoso, sincero e ho trovato veramente una spalla accogliente, ecco, al di là dell'esperienza che può avere come attore, chiaramente molto più ampia della mia, è proprio una persona con cui sono riuscita a lavorare bene perché mi ha messo tanto a mio agio, non mi sono mai sentita giudicata né come attrice né come persona e soprattutto anche perché ero lì a prendermi un rischio di toccare un dialetto su cui avevo fatto uno studio di 2 mesi e mezzo con il mio coach, però di cui comunque poi all'inizio speravo di essere sicura, però non ero mai certa, invece non mi sono mai sentita giudicata neanche su una lingua che poi è la sua, che lui conosceva, e mi diceva invece, mi incentivava, mi diceva no, stai facendo bene, guarda, fai così, fai... insomma io mi sono trovata veramente molto a mio agio. Buongiorno, buongiorno. Sì, effettivamente sì, innanzitutto è un ruolo che ho sempre voluto interpretare. Amo dare voce a ruoli con grande sofferenza e conflitti, come nel caso di Lorenzo. In quell'epoca essere omosessuale bisognava essere nascosti e crearci un mondo parallelo, questo si vede nel film. E quindi grazie, diciamo, alla sua sofferenza, immediatamente è un uomo molto empatico, perché chi soffre riesce a comprendere e a sostenere un'altra persona. Quindi immediatamente capisce dove sta andando incontro, perché c'è questo matrimonio riparatorio che la mamma per egoismo, ma dà un futuro molto, molto triste alla ragazza. Quindi ecco, le sta vicino e cerca di sostenerla, e man mano, come hai detto tu, insomma, lei inizialmente ha dei pregiudizi come a tutti gli altri del paese, poi però ecco, le presenta questo suo mondo, e questa trasgressione di Lorenzo, che era controcorrente in quel tempo, diciamo che diventa un'arma per Marta, lei la sa sfruttare e le dà il coraggio di fare quello che ha fatto, e quindi di trovare un posto come donna, come si merita la donna, e trovare il suo posto nel mondo. Ecco. Le impressioni su questo premio che hai appena ricevuto? Questo premio per me è veramente un grande onore, è stato riceverlo e sono molto emozionata stasera di essere qui al BFest perché tra l'altro era la prima volta per me presentare un film in cui ho creduto così tanto, in cui credo tantissimo, fin dalla sua fase iniziale, è stato un progetto in cui veramente
abbiamo creduto tutti, abbiamo tutti sognato che potesse avere appunto uno spazio ad un festival importante, quindi siamo felicissimi che i giurati abbiano deciso di premiarci, di premiarmi e di premiare i nostri registi, perché ci abbiamo creduto tanto. Grazie mille e complimenti. Grazie.